Se volete acquistare crediti, passate da vipcoinsfifa.com, veloce, sicuro e affidabile. E con il coupon malati15 avrete il 5% di crediti in più. Bella a tutti ragazzi, io sono Marco e dello staff di Noi Malati di Foot. Oggi invece di una recensione vi porterò uno squad builder abbastanza economico di circa 40.000 crediti, con il quale ho giocato in terza divisione vincendo tranquillamente il titolo e quindi ho deciso di fare un video su questa squadra. Partiamo dal portiere, stiamo parlando di Ter Stegen, portiere tedesco del Barcellona, che presenta un 83 di tuffo, 81 di presa, 82 di rinvio, 85 di riflesso e 78 di piazzamento. Portiere completo in tutte le statistiche, ma come si può vedere spicca nei riflessi, infatti l'ho riscontrato anche in game, fa di quelle parate assurde, ma pecca purtroppo nel piazzamento, infatti quel 78 è veritiero, ogni tanto non è in posizione, però per costare così poco è un ottimo, ma ottimo portiere. Primo centrale della squadra è Varane, che ha 76 di velocità, 83 di difesa e 76 di fisico. Ecco, questo difensore, sinceramente, io lo preferisco a Sergio Ramos, perché è molto veloce, recupera qualsiasi giocatore, forte nei contrasti e nelle scivolate, e anche ha una buona forza fisica. Per 1000 crediti, a mio parere, è un regalo. L'altro centrale è Jerome Boateng, presenta un 77 di velocità, 83 di difesa e 82 di fisico. Diciamo che non ho molto da dirvi, questo qua è uno tra i tre migliori centrali del gioco, è un muro, è veloce, forte di testa, non sbaglia un contrasto, sposta qualsiasi giocatore con la sua forza fisica, è fortissimo, nulla da dire. Terzino sinistro, ho deciso di mettere Janssen perché è completo in tutte le statistiche con 80 di velocità, 69 in tiro, 73 di passaggio, 73 di dribbling, 75 di difesa e 78 di fisico. Mi è servito più che altro per l'intesa, ma alla fine si è rivelato un buon terzino, insomma, che sa sia attaccare molto bene grazie ai suoi cross, ma anche difendere, però lui si spingerà un po' più in avanti dell'altro terzino perché ha work il salto medio. Come terzino di destra invece abbiamo Kunku, il quale penso sia uno tra i migliori terzini della Serie A, perché presenta un 86 di velocità con 80 di fisico, quindi lui farà dei recuperi assurdi e sposterà tranquillamente le ali avversarie. Il suo work rate è medio-medio, che non lo spingerà molto in avanti, ma diciamo che starà un po' più indietro di Janssen, ma se per caso dovesse sovrapporsi farà degli ottimi cross per l'attaccante. Come primo centrocampista abbiamo Khedira, il quale dovrà fare muraglia davanti alla difesa. Non fatevi ingannare da quel 56 di velocità, perché si fa trovare sempre nel posto giusto per recuperare palloni, grazie alla sua difesa di 83, in particolare nei contrasti, e il suo fisico di 86, con ben 89 di forza fisica. Ottimo anche il passaggio di 74. Centrocampista di sinistra abbiamo Toni Kroos, che farà come regista della squadra, infatti sarà lui insieme all'attivo ad organizzare il gioco. Grazie all'89 di passaggio, non ne sbaglia uno, sia corti che lunghi. Ha 5 stelle piede debole, utili per il passaggio ma anche per il tiro, perché ha una potenza tiro devastante. Unito al long shot di 88, il suo work rate è alto normale, quindi si spinge molto in avanti, ma ogni tanto recupera abbastanza bene in difesa. A destra invece abbiamo Guarin, centrocampista completo con 79 di velocità, 78 di tiro, 78 di passaggio, 81 di dribbling, 68 di difesa e 85 di fisico. Lui invece farà molti inserimenti, al contrario di Kroos. Ha pure lui un ottimo tiro dalla distanza con 87 di long shot e 91 di potenza tiro. Abbastanza buoni anche i passaggi, sia lunghi che corti. Anche lui work rate alto medio, ma torna un po' di più di Kroos, diciamo. Ma vi ricordo che Guarina ha 4 stelle skill e 88 di forza fisica. Tiene molto bene le spallate, non sarà così facile buttarlo giù. Passiamo al tridente d'attacco, partendo da sinistra, dove abbiamo Schürrle, che è un transfer, passato dal Chelsea al Wolfsburg, presenta un 88 di velocità, 83 di tiro, 75 di passaggio, 83 di dribbling con 4 stelle skill. Ha un'accelerazione fantastica, brucia i terzini sul primo passo con 92, ottima anche l'agilità di 85, ma in particolare il tiro di 83, che per un'ala così economica è moltissimo, ha una buona finalizzazione, potenza tiro di 86, ma anche 85 nel long shot, penso sia una tra le ali più economiche e forti del gioco. Come ala destra invece abbiamo Cuadrado della Fiorentina e non del Chelsea con 93 di velocità, che sembra di più in game, 77 di tiro, 76 di passaggio, 87 di dribbling con 5 stelle skill. A mio parere è una delle ali destre più forti del gioco, ha una velocità assurda, tiene anche una o due spallate dei terzini grazie al bilanciamento e la forza fisica abbastanza buona.
Il tiro è discreto, ha 83 di potenza tiro, ma anche 80 di long shot. Il problema è che ha 3 stelle piede debole, quindi giocando a destra ed essendo di piede destro, quando dovrà rientrare ogni tanto vi sbaglierà qualche gol, ma ci sta d'altronde. Ultimo giocatore della squadra è James Rodriguez, uno dei trequartisti più forti e completi del gioco, con 80 di velocità, 80 di tiro, 84 di passaggio, 85 di dribbling con 4 stelle skill, ma anche 72 di fisico. Lui sarà molto utile alle ali per le sponde che farà e lanciarle con l'84 di passaggio lungo. Ottimo tiratore anche con 85 di tiro a giro, che è la statistica che mi è piaciuta di più, ma anche 82 di long shot. Poi abbiamo un 80 di finalizzazione, altra statistica che mi è piaciuta, infatti mi ha fatto quasi 2 gol di media da partita. Buona la forza fisica, qualche spallata, diciamo, riesce a tenerla. Bene ragazzi, lo squad builder è terminato. Iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e un commento di cosa ne pensate di questa squadra. Qui è tutto da Marca e bella!